ragazzi e bentornati sul nostro canale Mondo di Arona e Giannina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i famosissimi muffin al cioccolato, che ormai sono conosciuti in tutto il mondo poiché vantano di una crosticina croccante fuori, dentro sono morbidi e cioccolatosi e inoltre lasciano un profumo inebriante. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 230 g di farina tritordeum, 4 uova biologiche, 100 g di zucchero di canna, 100 ml di olio di semi di mais, 100 ml di latte fresco intero, 200 g di cioccolato fondente, una bustina di lievito, un cucchiaino di vaniglia bourbon, un pizzico di sale ed infine codette arcobaleno. Abbiamo tagliato il cioccolato a pezzettini più piccoli e ora lo lasciamo sciogliere a bagnomaria. Finito di sciogliere il cioccolato, ora lo lasciamo raffreddare fino al momento del bisogno. Mentre il nostro cioccolato sta raffreddando, ora ci occupiamo dell'impasto e partiamo mettendo in una bulla capiente le uova, lo zucchero, e montiamo il tutto con delle fruste elettriche finché non diventeranno un impasto chiaro e spumoso. Raggiunta la consistenza desiderata, ora aggiungiamo l'olio poco alla volta. Mi raccomando, fino all'esaurimento. Finito di aggiungere l'olio, ora aggiungiamo anche il cioccolato e continuiamo a mescolare sempre. A questo punto aggiungiamo la farina. Adesso aggiungiamo il latte e lo mettiamo proprio poco alla volta, perché ogni farina assorbe a suo modo e non sempre ha bisogno di 100 ml di latte. Molto spesso ne avanza un pochino. Noi abbiamo utilizzato 50 ml di latte e la consistenza del nostro impasto deve essere così. Fatto ciò, aggiungiamo l'essenza di vaniglia bourbon. Il sale e mescoliamo per bene. Per ultimo aggiungiamo il nostro lievito. Finito di creare il nostro impasto, prendiamo la teglia per muffin su cui ci abbiamo messo dei pirottini di carta, che riempiremo di impasto aiutandoci con due cucchiai per tre quarti della grandezza. Finiti di riempire i nostri pirottini, ora aggiungiamo le codette colorate e cuociamo i nostri muffin a 160 gradi, forno ventilato per 15-20 minuti. E mi raccomando, fate la prova a stecchino! Ed ecco i nostri meravigliosi muffin, non vedo l'ora di assaggiarli. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie. Che buoni! C'è questa crosticina croccante fuori come vi avevo annunciato. Dentro sono morbidissimi perché noi abbiamo utilizzato l'olio al posto del burro, che li rende molto più soffici e leggeri. Poi c'è questa nota di vaniglia. Sono cioccolatosi al punto giusto. Insomma, sono veramente delle squisitezze assolutamente da provare. Il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!